Ciao! In questo video vedremo alcuni semplici esercizi per andare a rinforzare i nostri muscoli dorsali. In un video precedente abbiamo visto alcuni esercizi, alcune posizioni per i nostri muscoli addominali. Perché lavoriamo su queste fasce muscolari? Perché ci servono per mantenere una postura corretta. Sono quelli infatti che ci aiutano a sorreggere la nostra colonna vertebrale. Iniziamo con una posizione che facciamo molto spesso, la posizione del cobra. Quindi ci portiamo sul nostro tappetino sdraiandoci. Vogliamo avere le mani sotto le spalle, possiamo appoggiare la fronte o il mento a terra. Inspirando, ruotiamo le spalle indietro, spingiamo con le mani a terra e iniziamo a sollevare il busto. L'ultima che sale è la nostra testa. Espirando, scendiamo. Dobbiamo fare attenzione qua a due cose. La prima, inspirando, ruotiamo indietro le spalle e saliamo. Il collo rimane esteso, le spalle non sono vicine alle orecchie, non mi interessa stendere le braccia, voglio avere il petto aperto e quindi i gomiti magari sono un po' piegati indietro. E scendo, lo faccio ancora una volta, inspiro, salgo. Un'altra cosa che devo notare è di non aprire i gomiti lateralmente, i gomiti rimangono sempre chiusi verso il mio petto. Ed espirando, scendo. Ok, ora porto le braccia lungo il mio corpo, palmi delle mani verso il basso. Anche qui, inspirando, incomincio a salire con il petto, guardo di fronte a me. Le mani rimangono a terra e fanno una leggera pressione a terra. Poi attivo le gambe, punto i piedi e incomincio a sollevarle. E vedo se riesco magari a sollevarmi un po' di più e continuo a respirare nella posizione. Inspiro ed espirando scendo. Posso rifare la posizione in questo modo, posso intrecciare le dita delle mani dietro la schiena. Ruoto le spalle, ancora una volta indietro, stendo le braccia, stendendo le braccia salgo con il petto, guardo davanti a me, attivo le gambe e le sollevo. Scendo. Ancora una volta posso rifare una di queste due opzioni, oppure inspirando sollevo il petto, stendo le braccia dietro di me e sollevo anche le gambe per la posizione completa della locusta. E scendo. Ok. Bene. Rimango un attimo col mento o con la fronte a terra. Piego le ginocchia e vado a afferrare il collo del piede o la caviglia. Con le mani lentamente cerco di avvicinare i talloni ai glutei. Se non arrivo a afferrare le mie caviglie o il collo del piede, posso usare sempre una cintura. Anche qui, come ho fatto nelle posizioni precedenti, inspirando, ruoto le spalle indietro e incomincio a salire con il petto, mentre le gambe si spostano indietro, come se i piedi volessero scalciare indietro. E ridiscendo. Sciogliendo per un attimo, lasciando andare. Riprendo ora le mie caviglie. Come prima, inspiro, ruoto le spalle indietro, salgo con il petto,
Attivo bene le gambe questa volta, le sollevo per Dhanurasana, la posizione dell'arco. E lascio andare. Per riposarmi porto una parte del volto a terra, gli alluci uniti, lascio cadere i talloni lateralmente e rimango un attimo sdraiata a terra. Ok. Posso rimanere qui anche più a lungo. Quello che è importante fare dopo queste posizioni è una posizione inversa, quindi mi siedo nella posizione del bambino, porto le gambe unite, la fronte a terra, le braccia lungo il corpo. Ok, anche in questa posizione possiamo rimanere più a lungo, ovviamente. Queste sono alcune posizioni che puoi inserire in sequenza come le abbiamo fatte adesso o anche singolarmente all'interno della tua pratica per andare appunto a rinforzare i muscoli della schiena. Sono molto molto importanti e spesso, soprattutto se passiamo tante ore seduti, non li rinforziamo per nulla e quindi questo poi va a influire sulla nostra postura e quindi le conseguenze tipo mal di schiena. Spero che questo video ti sia utile e noi ci vediamo alla prossima. Namaste.